Buongiorno chef, buongiorno ai nostri telespettatori. Buondì Mary, buondì. Il bianco primeggia, ma in realtà oggi è un piatto molto molto colorato. Molto colorato, infatti. E molto molto profumoso, chef Erio. E poi inerente alla primavera, no? Infatti è intitolato... Ma siamo in primavera, ma infatti, chissà. Quello, gli diamo un aiutino a questa primavera. Diamo un aiutino anche in cucina per fare in modo che la primavera sopraggiunga, perché non ce la facciamo proprio più con questo freddo. Insomma, il piatto è colorato, quindi si preannuncia la primavera. È un primo ingredienti mirati, guarda. Peperone, cipollotto di Tropea fresco, datterino, rigatone, basilico. Ma che piatto è? Basta. Che piatto è? Vediamo la ricetta di quest'oggi, creata, ideata da Chef Erio. Sicuramente i sapori sono quelli tradizionali, ma ci sarà quel pizzico di innovazione, come sempre, che Chef Erio utilizzerà per rendere particolare e buonissima questa ricetta. I rigatoni primavera. Esatto. I rigatoni primavera, che tempo fa si chiamavano Gisella, Mirella, quindi cambiavano il nome di volta in volta. E gli ingredienti sono questi qua che abbiamo elencato prima, quindi 500 grammi di rigatoni, due peperoni, io ho scelto uno rosso e uno verde, cipollotto di Tropea fresco, datterino rosso, basilico, olio, sale e pepe. Sei stato bravissimo, Chef Erio, a ripercorrere la ricetta senza neppure guardare. Bravissimo. Perché mi fanno... Hai vinto la sfida oggi. Mi fanno gli scherzetti, mi fanno. Si parte sicuramente da un ingrediente particolare molto accattivante, direi, al contempo delicato. Il rigatone. Che già abbiamo calato, perché 13 minuti di cottura. Della linea premium. Quindi un po' di cottura in più, però esatto. Vi assicuro che... Mantiene anche la cottura ed è ideale per questi rigatoni primavera. Però io prima mi riferivo al profumo intenso comunque del cipollotto fresco di Tropea, Chef Erio. È una chicchetta che ultimamente stiamo usando. Stai utilizzando, compri sempre al supermercato MD, perché sì, si trova. Sì, perché neanche dal fruttivendolo sotto casa li trovi, riesci a trovare. Quindi è una chicchetta che io... Chicchetta che notiamo in questo momento. Poi perché guarda, ha inserito l'olio extravergine di oliva e una fogliolina di basilico, evidentemente per intensificarne il profumo. Bravissima. E poi questo cipollotto di Tropea tagliato finemente, ma spesso, nel senso che quantità bella, lungo, sì. Una bella quantità, è importante, perché il cipollotto rende ancora più dolce questo sugo. Vedi, facciamo appena imbiondire. Poi ho tagliato i peperoni, guarda. Sì, questi peperoni avete visto, no? Sono due. Belli, nel colore del verde e del rosso, certo. Vedi come sono belli. Vero? Sono ne hai scelto uno verde e uno verde e uno giallo rosso. Rosso. Ma il giallo e il rosso, mettiamo come voglio, giallo. Anche solo il rosso. Perché non hai preso pure un giallo? Non c'era, Mary. Ah, perché ecco, primavera comunque c'è il sole, il giallo come idea di colore deve esserci assolutamente. Quindi prendete anche il peperone giallo. Peperoni tagliuzzati a dadini piccoli dadini, come potete notare contestualmente, come vi piacciono di più. Io non mi sembra strano che tu, Chef Erio, abbia deciso di optare per un altro taglio di forma geometrica, perché avrei immaginato ad un taglio lunghetto. Ma sai perché? Perché la cipolla idem per quanto riguarda perché dando il nome Dicelo. Primavera perché? Al piatto. Sai che ti viene in mente con la prima? I colori, i coriandoli, ti viene in mente questa cosa? No, coriandoli veramente mi viene in mente febbraio, a carnevale. No, che c'entrano questi coriandoli? Devi, sei fuori tempo, sei asincrono, Chef. Asincrono. Ho imparato un altro termine. Poco di acqua di cottura. Ma i coriandoli non si utilizzano? A me mi viene in mente i coriandoli, vabbè. Che coriandoli di primavera? Ok. I coriandoli di primavera. Va Ho bene. Inventato un'altra. Allora, perché l'hai inventata tu? A te tutto è permesso, tutto è concesso, perché sei uno chef sul serio e sul serio possiamo gustare le tue prelibatezze attraverso il ristorante Mangiando sul Serio, che si trova a Nola, due passi da Vulcano Buono. Sicuramente protagonisti del nuovo menù saranno i peperoni di questa nuova stagione. Non so il taglio prediletto quale sia. Mille tagli in tutte le consistenze. Mille tagli. In tutte le sue consistenze, poi, tra l'altro. Della XXS la tripla XL, dalla maionese di peperone tutte le alla vellutata, al battuto, alla concassè. Vabbè, quindi dicevamo, ti ho interrotto più o meno. Quindi questo poi, taglio, guarda bello colorato, perché ti ricorda i coriandoli di primavera, un po' d'acqua di cottura che ci aiuta nella cottura dei peperoni. Però mi manca il giallo. Ci sta, guarda, un ma pochino piccolo, ci sta. Piccolo. Com'eri? Deve essere un giallo più preponderante, più guarda, forte. Guarda, ci aggiungiamo il rosso. Datterino, bello, allora, dolce e saporito. Attenzione, perché il datterino è, diciamo, l'ingrediente zuccherino.
Bravo, per quello che lega restituire il calore tutti e la dolcezza a questa primavera. Perché, sei, perché poi in amore, sai, la dolcezza la fa da padrona, fa la parte del leone, perché in primavera ci innamoriamo più spesso. Vero? Non lo so, si dice che non sia lo so, così. Io a primavera lavoro di più, quindi non lavori ho tempo di innamorarmi. Perché i suoi ristoranti Mangiando sul Serio si trova a Nola, da due passi da Vulcano Buono, e all'esterno ha una parte bella ampia, per cui diciamo... Partendo da queste giornate, si spera. Che grazie alla primavera che non arriva, non riusciamo ad aprire. Si sta fuori. Mannaggia, il tempo. Stiamo ripercorrendo il piatto. Abbiamo salato. Perché poi, giustamente, lui lavora di fantasia, non Chef Ferio. Quindi i peperoni sono tagliuzzati a cubettini. Ma il pomodoro è classico. Bravi. Ma perché vi siete posti la domanda del perché il pomodoro è così? Perché il pomodoro si va a infilare nel rigatone. Ah. Va, avvolge il rigatone e se sei fortunato ci entra va anche dentro. Va a insinuarlo. C'è sempre un perché. Poi se vedi ho tagliato non a 4 ma ben a 8, quindi... Sottile, esatto. Naturalmente lo scopo è quello che di avvolgere il rigatone, deve avvolgere in un abbraccio, e lo dico poeticamente, Chef Ferio, il datterino, per cui, ragion per cui, attenzione, copiate Chef Ferio, perché non deve essere sfaldato, deve rimanere totalmente integro. Bravo, chef, quello è l'intento, e infatti assaggiamo la cottura. Ma te non mi hai detto che io in teoria sono brava? Che modo, vediamola. Tu sei bravissima nel parlare, sì. Ma invece, ti hanno mai detto che sei bravissimo, Chef Ferio, a preparare tutte le ricette ogni giorno? Io ho bisogno della prova per vedere se sono bravo. C'è bisogno della controprova. Chef Ferio ha controprovato se è buono di sale, se è il punto giusto di cottura del datterino o anche del peperone. Con questo piatto mi vengono in mente... Ma non abbiamo aggiunto acqua, liquidi? Poco, un po' alla volta. No, non avevo veduto. Guarda, te lo faccio vedere adesso. Vediamo. Ecco. Perché non ci siano inganni. Allora, con questo piatto me mi viene in mente parecchi ricordi. Tipo, tu senti quanto l'assaggi. Il peperone fritto che faceva mamma. È vero. E si sentiva per la casa. Si sente lo spaghetto al pomodoro col basilico. È vero. Che era fantastico ai tempi di mamma. Veramente, ai miei tempi di mamma è ancora fantastico. Ok. Perché come lo fa mamma, lo spaghetto al pomodoro e il basilico non lo fa nessuno. Associ varie... step della mia vita, della nostra vita, esatto. Di ricordo, momenti sensoriali, e quindi un tripudio di sapore, ma soprattutto una rievocazione di ricordi quelli infantili, presumo, Chef Ferio, per quanto riguarda. Ma quanto riguarda, sì. Allora, guarda, 3/4 di cottura di rigatoni, continuiamo questa la cottura. Questa cosa che Chef Ferio sceglie sempre il rigatone, no? Perché mi piace assai, la pasta rigata. Mi piace assai. Ma sai che ci vedrei anche un bel mezzo pacchero io? Allora, la verità, oggi volevo scegliere dei pennoni. Un bel mezzo pacchero? No, troppo paccherone. Bravo. Troppo paccheroso. Volevo scegliere dei pennoni. Pure i pennoni non, lisci però. Visto che ho fatto un lisci. Po' lisci? No, infatti c'erano lisci. No! Sullo scaffale. No. Allora, cosa preferite? Il rigatone liscio? Voglio dire, il rigatone, così come Chef Ferio ha preparato. Liscio. O il pennone liscio, potete commentare adesso in streaming sulla nostra pagina Facebook. E quindi l'occasione per dirvi, aggiungetevi ai nostri social, Facebook e anche Instagram. E commentate poi sul link che tra poco pubblicheremo sulla nostra pagina di Facebook o adesso contestualmente su Facebook, se preferite il pennone liscio oppure il rigatone di Chef Ferio. Io vado per il pennone. Ma guarda, ero tentato a prendere il pennone. Però sei egoista. Poi ho visto che era liscio e non avevo tempo di chiedere dove fossero. Sei un egoista. Quelli rigati. Pur sapendo che a Mario piacesse andando via, andando via poi, ho visto le farfalle. No, delle belle farfalle giganti. Andavano bene? Sì. No. Mi sarebbe, però già in mano avevo il rigatone, quindi ero combattuto. La farfalla ideale o con il salmone. Panna oppure... e salmone, non avevo dubbi, guarda. Oppure farfalle e piselli. Non avevo dubbi. Piselli. Ma sì, sono antichi, sì. sono antichi. Perché io mi ricordo i piatti che fa mamma. Per questo te li menziono, altrimenti non saprei cosa guarda come si amalgama bene questo sugo. E il rigatone cos'è è pronto. Cos'è che l'amalgama? Anche il sughetto del peperone, ma del non datterino. Solo, anche gli zuccheri del datterino. Vedi? E il rigatone è pronto, mi ha insegnato, il mio chef mi insegnò, quando cambia colore, guarda. Che dal bianco diventa non lo sapevo. Bruno, come il bronzo, vedi? Quindi
Quindi quando il peperone cambia colore, vedi? È pronto. Cambia letteralmente colore. Io non sia vedo una cosa qui sopra però, chef. Che cosa? Il burro. Non vedo il burro. Il piatto. Soprattutto non vedo il formaggio. Guarda il formaggio e qui. Ah, eccolo lì. Non lo vedevo mica. Non poteva mancare oggi. Anche se non c'erano gli ingredienti, ma non poteva mancare. Sicuramente. Naturalmente un formaggio dolce, quindi un parmigiano. Io preferisco un mix di formaggi. Sì. Bello saporito. Una grana, no? Ma anche poi qui... È molto comunque devo dire una cosa, io insomma camminando oramai per le strade della città di Napoli, anche nelle zone del Nolano, perché comunque c'è Ferri del sì, Nolano facendo autografi, di... fermandosi, no, questo no, però mi capita autografo. Spesso di soffermarmi, parlare, spesso si parla di te, mi fanno i complimenti perché molti vengono al tuo ristorante Mangiando sul Serio e tanti mi dicono che si mangia davvero bene e poi c'è questo tuo modo di fare, veramente conviviale, veramente amabile, di andare incontro alle esigenze proprio del commensale, di viverlo, di quello respirarlo, sì. Nel senso, ecco, di coccolarlo, accontentarlo, e sia proprio umanamente, ma anche con i piatti, veramente della bellezza scenografica dei piatti, quindi complimenti vivissimi. Ma ti hanno mai detto, chef Ferio, che sei bravissimo? Tu sì, tutti i giorni. Sono tre anni che me lo dici. Ho detto una bugia. Quasi perché quasi. Perché sei superlativo, chef. Quasi quasi mi sto convincendo. È così, è così. Ma Rosaria non è d'accordo però. Perché sei un attimino allontanata, quindi pensi che si sia allontanata per questo motivo? No, sì. Assolutamente. Guarda, Mary. Allora, fase conclusiva del piatto. Intanto grazie a chef Ferio. Noi siamo addirittura d'arrivo. Chef Ferio tutta la stagione ha preparato dei piatti esplosivi, tantissimi sapori, sempre in un abbinamento diverso, piatti seppur tradizionali, con quel motore di marcia in più, con quel sul serio in più che la nostra quel sul serio in più, il nostro modo di vivere, ecco. Il sul serio sono rappresentati da questi rigatoni. Continua tu, chef. Sono buonissimi, sono profumatissimi. È quello che vi consiglio, di non lemosinare negli ingredienti. Quindi molto, abbondare con i peperoni e con i pomodori. Perché ci deve essere dopo la scarpetta, no? Col pane con quindi wow. Può essere tranquillamente un piatto unico. Chef, è straordinario. Abbondate. Meglio abbondare come deficere. Adesso Vittorio mi dice, questo latino, basta, non si può più. Assaggi tu, assaggio io. Assaggia tu perché io tu intanto saluti, saluto, io assaggio. Restate con insomma Canale 9 7 Gold, noi ci vediamo domani 11.30, 13.30 con Mattina 9, tanti ospiti, tanti appuntamenti, naturalmente c'è lui per concludere la mattinata con un piatto. Quale sarà un primo o un secondo, chi lo sa, seguiteci, restate sempre sintonizzati su Mattina 9, Instagram, Facebook, bacini Mariu, tantissimi, bravo chef. Grazie, ciao, okay, un bacio, buon appetito, ciao. Questo programma è stato offerto da Supermercati MD, Buona Spesa Italia, Università Telematica Pegaso, Steril Pharma, IGB, Gran Caffè Gambrinus, Ortopedia Meridionale, Saviano Creations.